seminario della professoressa Fanelli che si intitola In Mendi Profondi, Beni, Servizi e Minacce dell'Era Antropocene. Vi prego di spegnere i microfoni così possiamo seguire tranquillamente il seminario della professoressa. Quindi ringrazio la professoressa per aver aderito a questa iniziativa e le cedo la parola. Grazie e grazie per questa bellissima iniziativa, ragazzi. È triste anche per noi stare così lontani da voi e non avere contatti, quindi sono molto felice di poter fare un seminario all'interno di questa bellissima iniziativa. E è un seminario di ampio respiro. Io mi presento per chi non mi conoscesse, sono professore associato presso il DISPA e afferisco laboratorio proprio di biologia e ecologia marina e mi occupo in particolare di diverse cose, ma diciamo la mia passione e la maggior parte delle mie ricerche sono rivolte allo studio degli ambienti profondi, biodiversità, funzionamento, soprattutto della porzione più grande, quindi della megafauna, anche se qui in questo excursus vi presenterò diciamo anche cose molto piccoline, su cui però diciamo non ho un'expertise particolare, è una materia che si studia all'interno del mio laboratorio, quindi chi avesse interesse può approcciare quando torneremo finalmente agli altri colleghi, però insomma farò un excursus abbastanza ampio. Ok, ho intitolato il seminario L'ambiente profondo, beni, servizi ecosistemici e minacce nell'era dell'antropocene. Perché mi piaceva un po' focalizzare l'interesse su quello che gli ambienti profondi possono offrire in termini proprio di beni e servizi ecosistemici, ma anche le minacce a cui sono sottoposti. E farò prima un piccolo excursus anche storico, perché l'ambiente profondo ha moltissimo fascino sin dall'antichità, ma non se ne sa tantissimo. Farò un outline, diciamo, veloce anche sulle caratteristiche generali, la biodiversità, proprio la ricchezza anche di specie incredibile che in questi ambienti, nonostante si pensi che siano dei deserti, e illustrerò poi i beni e i servizi ecosistemici secondo proprio il Millennium Ecosystem Assessment, le definizioni del Millennium Ecosystem Assessment del 2005, che forse molti di voi conosceranno, applicato anche ovviamente all'ambiente terrestre, e vedremo poi gli impatti antropici su questi ecosistemi. Quindi ovviamente per ambienti profondi, chi di voi ha fatto biologia marina lo sa già, intendiamo gli ambienti che si trovano nella colonna d'acqua e sui fondali marini al di sotto dei 200 metri di profondità, quindi sia il dominio bentonico, il dominio pelagico, ma convenzionalmente intendiamo proprio come ambiente profondo quella zona che sottosta proprio alla fine della piattaforma continentale e l'inizio della scarpata. Ovviamente il limite dei 200 metri è una convenzione perché in alcuni settori, in alcune aree anche del Mediterraneo, l'ambiente profondo inizia prima perché questo proprio IGE, questo momento di rottura tra la piattaforma e la scarpata, vi è magari intorno ai 150 metri, in altre aree intorno ai 250 metri, convenzionalmente si è stabilito il limite dei 200 metri. E la cosa straordinaria, appunto, è che la maggior parte del nostro oceano è profondo, più del 95%, addirittura più dell'88% degli oceani sono più profondi di 1000 metri e il 76% hanno una profondità compresa tra i 3000 e i 6000 metri. Questo per farvi capire quanto è vasto in termini sia di ambiente bidimensionale, quindi semplicemente il fondo marino, ma ancora di più se pensiamo proprio alla dimensione immensa della colonna d'acqua sovrastante. Okay. L'outline generale di cui vi ho parlato, scusate i problemi tecnici, la suddivisione che probabilmente conoscete dall'esame di biologia marina della triennale del fondo marino, quindi l'inizio, abbiamo detto, dell'ambiente profondo per convenzione sotto i 200 metri e appunto la vastità di quello che sono gli ambienti profondi. Ero proprio a questa slide, dandovi dei numeri, delle percentuali su quelli che sono proprio la vastità
di questa bioma così immenso. La profondità massima, come sapete, è appunto la Fossa delle Marianne, quasi 11.000 metri. E di questo ambiente non sappiamo praticamente nulla. Solo il 5% dell'ambiente marino è stato profondo, è stato esplorato con uso di strumenti remoti, per cui parliamo di ROV, UV, sommergibili, e meno dello 0.001%, quindi una superficie veramente infinitesimale, al di sotto dei 3.000 metri, è stato campionato, come vediamo in queste pie chart che illustro in questa diapositiva. L'ambiente profondo esercita un grosso fascino sin dall'antichità, e qui appunto faccio un piccolo excursus storico proprio in questo senso, perché come può affascinare molto adesso che siamo, diciamo, vediamo tanti documentari di National Geographic, allora gli uomini non sapevano praticamente nulla, però avevano già delle intuizioni. Socrate, 600 a.C., l'inizio della saggezza è sapere che non si sa nulla, e abbiamo già alcune intuizioni da alcuni naturalisti ante litteram, Aristotele, Plinio, addirittura Posidonio intuisce che il Mediterraneo raggiungeva delle grandi profondità, circa 2.000 metri. Inizia, diciamo, la scoperta, la ricerca verso l'ambiente profondo un po' più tardi. Intorno al 1800 inizia l'era delle spedizioni anche in ambiente profondo. Ricercatori, diciamo, inglesi con delle imbarcazioni piccole, delle corvette, come quelle che vedete qui nell'illustrazione di questo quadro, l'Erebus e il Terror, perlustrano alcune aree della Terra, in particolare in questo caso emisfero meridionale, e trovano specie a circa 1800 metri. Ovviamente non sono dotati degli strumenti che abbiamo ora, a volte si calava semplicemente un'ancora e l'ancora, tornando su a braccia, si contavano le braccia e si stimava così la profondità, e quando si riprendeva si trovavano attaccati chinodermi, in generale prevalentemente chinodermi, stelle marine o fiure, e si poteva iniziare ad avere un'indicazione di quello che c'era. A un certo punto però arriva Forbes. Forbes realizzò una spedizione a bordo del Beacon, proprio qui nel Mediterraneo, in particolare nell'Egeo. Raccolse campioni a diverse profondità che comunque non erano mai state esplorate prima. E dopo questa esplorazione, siamo appunto nel 1841, elabora la teoria azoica. Che cosa dice? Essenzialmente, secondo lui, in base a questi mezzi, diciamo, un po' di fortuna l'aveva utilizzato, quindi non idonei all'esplorazione, non aveva trovato nulla sotto i 600 metri, e dice che il Mediterraneo profondo, in generale l'ambiente profondo, è privo di vita. Si chiama appunto teoria azoica, e lui chiama questa zona al di sotto di 600 metri proprio zona azoica. In realtà esistono poi diverse spedizioni numerose che seguono alla spedizione di Forbes tra il 1860 e il 1870, che evidenziano la presenza di una variegata vita marina, ma la teoria zoica resiste fino ad un evento straordinario, che è la spedizione del Challenger. Si è bloccato qualcosa? Perdonatemi. Va bene? Scusate, ho sentito un intervento. Va bene, va bene. Ok, grazie mille. Spedizione del Challenger che dura tantissimi anni, ma che in realtà, diciamo, tanti anni tra la navigazione, periodi che il Challenger, questa corvetta di 70 metri circa, rimane ferma, ma in realtà i giorni a mare e i giorni soprattutto di campionamento non sono così tanti, ma appunto le condizioni del mare e i mezzi, diciamo, che si avevano all'epoca non permettevano di fare una lunga campagna, soprattutto se appunto le condizioni erano avverse. La Challenger è particolare perché ha un vero e proprio laboratorio a bordo. L'immagine che vedete in basso a destra illustra quello che era il laboratorio proprio del Challenger, e durante questa spedizione si scoprirono 4.700 nuove specie. Le immagini che vedete in basso a sinistra sono delle tavole che si trovano tuttora e si possono visionare anche online, vi consiglio di andare a visitarlo sul sito del National History Museum di Londra. E ovviamente all'epoca non c'erano macchine fotografiche, o comunque c'erano i daguerrotipi ancora, insomma, erano all'inizio della loro costituzione, quindi quello che si faceva ovviamente era portarsi un disegnatore a bordo, un illustratore scientifico che potesse, nel momento in cui venivano prelevati gli animali, ridisegnarli in maniera tale da avere un'immagine il più realistica possibile, perché poi durante appunto gli animali venivano conservati,
venivano, si disseccavano spesso, quindi quando arrivavano poi nei musei, diciamo, non erano perfettamente uguali a quando erano stati catturati. E questo, il Challenger, segna proprio il punto di trasformazione, il punto di rottura. La teoria zoica viene completamente abbandonata e inizia poi l'era delle spedizioni moderne. Inizia l'era proprio delle spedizioni dentro le batisfere. Qui avete qualche immagine. 1930, Beebe e Boyarton raggiungono addirittura i 435 metri di profondità, una cosa straordinaria per l'epoca. Addirittura solo 4 anni dopo la batisfera giunge fino a 923 metri e ancora nel 48 Barton tocca i 1370 metri. Successivamente, con questo batiscafo che vedete invece in basso a sinistra, il batiscafo Trieste, per la prima volta nella storia, già nel 1960 Picard e Walsh esplorano la Fossa delle Marianne. Fossa delle Marianne che viene poi esplorata solo tantissimo tempo dopo attraverso, forse ne avete sentito parlare, un'altra spedizione che richiama il Challenger, un omaggio al Challenger proprio, ma si chiama Deep Sea Challenger. Questo, una specie di tubo, fu fatto costruire dal regista James Cameron, finanziò lui proprio la costruzione e la spedizione, ed è proprio lui che in solitaria esplora, va in fondo alla Fossa delle Marianne con questo tipo di strumento. E vi faccio vedere un breve video in cui si vede proprio immagini del Deep Sea Challenger quando arriva sul fondo, e non è proprio sulla Fossa delle Marianne, questo appunto è Cameron all'interno del Deep Sea Challenger, si vede, vado un pochino rapidamente scorrendo, se non mi si blocca, ma sembrerebbe di sì, non riesco, scusate, il mio computer avevo la barra di scorrimento, non ce l'ho, si vedono qualche organismo marino, ed è anche qui, vedete, queste sono delle oluturie di profondità. Comunque fu una cosa sensazionale, soprattutto perché generalmente altre esplorazioni all'interno della fossa più recenti erano state fatte, ma non con uomini a bordo, quindi con degli strumenti filoguidati, tipo delle telecamere, sono appunto i ROV, ma senza una persona all'interno. Passiamo quindi rapidamente a quelle che sono le caratteristiche degli ambienti profondi che li rendono così unici. Abbiamo detto quindi che il 95% della biosfera è profonda, non è un paesaggio piatto, possiamo avere sì grandi piani abissali, ma abbiamo anche un fondo abbastanza articolato. Possiamo avere infatti delle fossate, come abbiamo detto, le fosse oceaniche, e delle piane abissali, delle zone che sono i ridge, le dorsali medio oceaniche, dove abbiamo dei sollevamenti, diciamo l'incontro tra le due placche fa sì che si formino queste montagne sottomarine. Abbiamo i Guillot, le Seamount, che sono proprio delle vere e proprie montagne sottomarine, e abbiamo appunto delle zone molto particolari, quindi da una parte dorsali oceaniche che sono zone di espansione, dall'altra le fosse che sono zone di subduzione. È molto importante, diciamo, avere questo quadro generale per capire poi quali sono gli hotspot di biodiversità e quali sono poi i servizi e i beni che questo tipo di comunità possano offrire. Un'altra caratteristica importantissima ovviamente di questi ecosistemi è la quasi assenza di luce. È sbagliato pensare che non vi sia totalmente luce in tutto la colonna d'acqua che forma l'ecosistema profondo. In realtà noi abbiamo, diciamo, una stratificazione anche qui, come potete vedere da questa immagine. Tra i 200 e i 1000 metri abbiamo quella che viene chiamata la Twilight Zone, quindi una zona crepuscolare. La luce che vi penetra è molto molto scarsa, non sufficiente a garantire per la produzione primaria, ma vi sono ancora alcuni fotoni, per cui normalmente infatti in questa zona troviamo quelli che sono i pesci mesopelagici, che hanno generalmente degli occhi abbastanza grandi, che servono proprio a incamerare, a poter prendere quei pochi fotoni di luce che vi sono. Hanno addirittura una doppia retina i pesci, hanno anche uno strato riflettente attraverso una sorta di specchio dietro l'occhio che serve proprio ad amplificare la pochissima luce che arriva. Al di sotto della zona mesopelagica sì, ci troviamo in quella che viene chiamata zona afotica, quindi generalmente la Twilight Zone viene chiamata anche zona mesofotica, mentre al di sotto dei 1000 metri per alcuni autori
questo confine, diciamo, un po' più spostato, intorno addirittura ai 2000 metri, abbiamo poi la zona fotica e qui abbiamo veramente il buio totale. Ovviamente il fatto di non avere luce è correlato a, e quindi assenza di produzione primaria in situ, fotosintetica, è correlato al fatto che questi ambienti dipendono, con rare eccezioni rappresentate dalla produzione chemosintetica, di cui parleremo dopo, da un apporto di materia organica dall'esterno all'octono. Esterno che non è esterno ovviamente al mare, ma dalla zona epipelagica, dalla zona fotica. La temperatura è generalmente molto bassa sui fondali oceanici, in tutto l'oceano, anche a 5.000-6.000, anche sotto sul fondo della fossa delle Marianne, la temperatura è intorno ai 3-4 gradi e rimane più o meno costante. Il Mediterraneo questo rappresenta un'eccezione, perché il Mediterraneo ha un ambiente profondo caldo, intorno ai 12 gradi e mezzo fino addirittura quasi 15 gradi nel bacino levantino. La salinità anche è più o meno costante, vi è un aloclino, quindi una leggera diminuzione, ma non è una delle variabili che influenzano maggiormente la vita degli animali che vivono nell'ambiente profondo. L'ossigeno anche è generalmente adeguato, a parte in alcune zone che vengono chiamate oxygen minimum zone, quindi delle zone dove si ha una riduzione incredibile della concentrazione di ossigeno disciolto nella colonna d'acqua, che però non sono presenti in Mediterraneo, ma le troviamo anche molto estese, la loro estensione sta aumentando a causa anche del cambiamento climatico in alcune aree del pianeta, come appunto nella zona della California americana, dove appunto osserviamo alcune problematiche di cui parleremo dopo, associate alla presenza delle specie e di questa estesa OMZ. La pressione, ovviamente, l'avete studiato in chimica, è un fattore molto molto importante. Aumenta di un'atmosfera ogni circa 10 metri, quindi ovviamente a 2000 metri noi ci troviamo con più di 200 atmosfere. Quello che succede negli organismi è che devono adattarsi a vivere in queste condizioni di pressione elevatissima. Generalmente troviamo molti organismi gelatinosi, perché il fatto di essere gelatinosi, quindi avere un grande quantitativo di acqua nel proprio corpo, fa sì che appunto siano incomprimibili e non abbiano grosse problematiche rispetto alla pressione. Ma se pensiamo ad esempio ai vertebrati, in particolare ovviamente ai pesci, il problema c'è e abbiamo alcuni adattamenti. Vi faccio vedere questa immagine che è molto carina, è una radiografia di tre specie differenti di gonossoma. Stoma, sono degli stomiformi, quelli che vengono chiamati viperfish, pesci vipera, perché hanno a volte dei denti molto grandi e mandibole disarticolate come i serpenti. E in questa radiografia abbiamo le tre specie ordinate dalla specie più superficiale in alto, il gonostoma atlanticum, fino alla specie invece che vive a maggiore profondità in basso, che è il gonostoma patifillum. Vedete dalla radiografia che diminuisce essenzialmente quello che è il nero, e quindi quella che è il contenuto di scheletrico, di ossificazione proprio dello scheletro. Un altro adattamento che presentano ad esempio i pesci di profondità è che all'aumentare della profondità normalmente scompare la vescica natatoria. La vescica natatoria, lo ricorderete dalla zoologia e anche dall'anatomia comparata, è una sacchetta, diciamo, piena di gas che i pesci utilizzano per mantenersi in assetto, per variare, no? Per muoversi lungo la colonna d'acqua. Ovviamente, essendo ripiena di gas, è un problema per organismi che si devono spostare a diverse profondità. Ultimo adattamento, come dicevo, ultima, diciamo, caratteristica importante è il fatto che è un ambiente con poco cibo, perché come dicevamo prima non c'è produzione primaria in situ, a parte alcuni punti, alcune zone circoscritte localmente dove ci sono sistemi chemosintetici. Quindi la quantità di cibo deve venire dalla zona fotica. Arriva sotto forma generalmente di fitodetrito, che è rappresentato da organismi morti, quindi diatomee, fossili di diatomee, cellule morte, ma anche esuvie, ad esempio, dello zooplancton, che man mano che cadono vengono ovviamente rimineralizzate nel processo di caduta attraverso quello che è il fenomeno
che vi ricorderete anche questo, dei microbi a loop e cadono sul fondo. Dall'altra parte poi abbiamo un apporto di cibo che può arrivare direttamente grazie ai migratori verticali, quindi a quello che viene chiamato swimmer flux, un gruppo di organismi rappresentato sia da piccoli pesci, pesci mesopelagici, mictofidi, sia da piccoli crostacei, sia ofosiacei, quello che viene chiamato krill, che piccoli decapodi che con le loro migrazioni trasportano proprio direttamente carbonio dalla zona fotica alla zona profonda e sono poi il cibo degli altri organismi. Se ci troviamo vicino a una zona continentale in prossimità ad esempio di un canyon, oltre a questo trasporto verticale potremmo avere anche un trasporto avvettivo laterale, quindi una caduta proprio di materiale terrigeno dalla zona continentale, quindi di tipo terrestre, ma anche dalla piattaforma, che contribuisce appunto alla quantità di cibo che arriva in questo ambiente, che comunque non è grandissima. Quindi essenzialmente per questa motivazione si è sempre pensato che gli ambienti profondi fossero essenzialmente dei deserti. In realtà non è così. Innanzitutto sono molto diversificati. Nella tabella vedete l'anno di scoperta di nuovi habitat ed ecosistemi addirittura dalla teoria zoica di Forbes. Quindi si è osservato che è un ambiente dal punto di vista proprio ecosistemico molto molto diversificato. Abbiamo appunto ad esempio noduli di manganese, coralli profondi, le zone di ossigeno minimo, vulcani di fango, cadute di legni ma anche di carcasse di cetacei e quindi abbiamo una diversificazione di ecosistemi incredibile, ma abbiamo anche moltissime specie. E il paradigma diciamo più grande che fu elaborato proprio dalla teoria di Forbes è che comunque gli ambienti profondi lui pensava non ci fosse proprio nulla, o comunque si è sempre pensato ci fosse poca vita. In realtà quello che si è visto è che la biodiversità è elevatissima. Quello che cambia non è l'idea, diciamo, di un ambiente dove incontriamo specie continuamente. Ricchezza specifica non è uguale ad abbondanza, ovviamente. Quindi ricchezza specifica elevatissima, ma generalmente biomasse in particolare molto molto ridotte. Quindi se andiamo a vedere una comparazione con appunto un'analisi della biodiversità comparata in diversi ecosistemi, vediamo che gli ambienti marini profondi sono immediatamente al di sotto, considerato appunto in questo grafico solamente policheti e bivalvi, ok, agli ambienti costieri tropicali. Quindi sicuramente un elevatissimo numero di specie, ma con un basso numero di individui per ogni specie, quindi un'elevata ricchezza specifica sostanzialmente. Sappiamo molto di più di quella che è la biodiversità bentonica che pelagica, questo è determinato dalla difficoltà di campionare negli ambienti profondi, è molto più facile prendere dei campioni sul fondo che campionare in colonna d'acqua. Immaginate anche la vastità del dominio pelagico, come abbiamo appunto introdotto precedentemente. Quindi essenzialmente abbiamo una maggiore quantità di informazioni sul fondale marino, che comunque abbiamo detto è essenzialmente scarsa ancora. Questi sono alcuni esempi, vi faccio vedere alcune foto tanto per farvi capire che cosa c'è là sotto e come si sbagliasse Forbes e tutti quelli che l'avevano seguito. Questo è una reef, si chiama proprio così, una scogliera profonda, una barriera corallina di coralli profondi, in particolare una specie, quella che veniva chiamata l'Ophelia pertusa, adesso si chiama Desmophyllum pertusum, coperto praticamente di crinoidi, ma se andate a vedere le immagini in mezzo c'è un po' di tutto, si intravede anche un pesce al centro della slide. Qualche altra immagine, tanto per darvi un'idea appunto della ricchezza di specie in questi ambienti, di nuovo un corallo bianco profondo, altre specie di coralli bianchi, questi sono dei dettagli, Desmophyllum dianthus in questo caso, con appunto polipi aperti, qua vediamo delle attinie, quindi una varietà della vita veramente incredibile, come potete vedere. E la vita si trova un po' ovunque sui fondali marini, ma non è solamente caratterizzata da megafauna, quella che abbiamo visto adesso, quindi coralli, sessili, fauna grande, sessile o pesci, vi è una grande quantità di macrofauna, meglio fauna, ma soprattutto la componente più piccola è molto abbondante, procarioti e virus. Quando è stato fatto
il Census of Marine Life, un programma gigantesco che era volto a quantificare, a censire proprio quella che era la vita marina, è stato poi, diciamo, fatto un ulteriore subprogramma all'interno del Census of Marine Life, che era quello del Census of Abyssal Life. E si è visto proprio, si sono raccolte informazioni in tutto il mondo con moltissime campagne e sulle stime, diciamo, di quella che è la vita marina ancora da scoprire. Che parlano addirittura di 1 milione di specie animali ancora da descrivere e soprattutto tra le componenti più piccole, in particolare la megafauna, ad esempio, di tutto quello che si era raccolto, più dell'80% degli invertebrati campionati a profondità maggiore dei 4.000 metri erano nuove alla scienza. Quello che si è osservato è che purtroppo per noi che facciamo ricerca, che diciamo abbiamo anche problemi ad andare a campionare perché appunto l'ambiente profondo è vastissimo e non possiamo campionare ovunque, è che questi organismi hanno una distribuzione patchy, ovvero un mosaico, e quindi non è facilissimo spesso trovare gli organismi. Abbiamo indicazioni da tutte le ricerche che abbiamo fatto e gli studi su diversi anche comparti che la distribuzione, diciamo, del numero di specie con la profondità ha una curva a campana, quindi vi è un massimo di biodiversità delle componenti medie, quindi meglio macrofauna, intorno ai 2000 metri. Probabilmente perché questa è la zona, diciamo, dove il disturbo è minore in termini anche di apporto di cibo, quindi diciamo di condizioni ottimali per gli organismi. In generale, dalle scoperte e dalle ricerche che sono state fatte, abbiamo potuto identificare dei pattern di distribuzione e di abbondanza dei diversi comparti con la profondità. E si è osservato che mentre, ad esempio, la megafauna e la macrofauna diminuiscono con la profondità, cioè il numero di specie e il numero di individui per specie diminuisce con la profondità, ciò non è valido per la megafauna che mantiene, diciamo, un andamento costante con la profondità e addirittura la componente microbica, i procarioti aumentano con la profondità e svolgono proprio la componente più piccola della vita, svolge un ruolo importantissimo negli ambienti profondi. Guardate un po' com'è divisa la biomassa dei diversi gruppi, macrogruppi ovviamente, procarioti, megafauna, macrofauna e megafauna negli ambienti profondi. Vedete che man mano la componente procariotica e anche quella della megafauna tende ad aumentare a discapito proprio di quella della macrofauna e della megafauna. Nei sedimenti abissali, come vedete, la maggior parte della biomassa è caratterizzata dai procarioti e questo ha una, diciamo, un'implicazione importantissima in quella che è la produzione totale di carbonio in ambiente profondo, dove la maggior parte proprio della produzione di carbonio globale è attribuita ai procarioti. Quindi i procarioti sono proprio quella maggioranza nascosta che governa il funzionamento degli ecosistemi profondi. Ma si sono fatte delle scoperte ancora più importanti. Non abbiamo ovviamente analogie con la nostra purtroppo pandemia che è in corso, ma parliamo ugualmente di virus. I virus hanno un ruolo importantissimo negli ecosistemi profondi. Sono le più abbondanti forme di vita negli oceani in generale e valutare il loro impatto sui procarioti bentonici è determinante proprio per comprendere il funzionamento degli ecosistemi profondi. Quella che vedete adesso è proprio la copertina che i nostri colleghi del laboratorio di biologia e ecologia marina si sono meritati quando hanno fatto uno studio incredibile in cui hanno visto come appunto quale fosse l'impatto dei virus negli ambienti profondi. Nell'immagine vediamo proprio l'incremento della mortalità dei procarioti indotta dai virus con la profondità. Circa il 90% della produzione di carbonio ai procarioti è trasformato proprio, è traslato in detrito organico sotto i 1000 metri di profondità. E questo processo fa sì che venga rilasciata una grande quantità di DNA extracellulare, che ha un ruolo importantissimo negli ambienti profondi. Parliamo di molecole ricche di fosforo, che sono quindi implicate nel ciclo del
fosforo, sono fonte di elementi labili per il metabolismo eterotrofico e sono fonte anche di precursori degli acidi nucleici che sono utili per la sintesi de novo del DNA procariotico. Infine possono rappresentare anche una sorta di serbatoio di sequenze genetiche, geniche esogene, che sono coinvolte nel trasferimento orizzontale dei geni. Quindi un ruolo importantissimo che spero, diciamo, i miei colleghi potranno approfondire con un altro seminario ad hoc. Veniamo però a noi, parliamo adesso di, abbiamo visto che gli ambienti profondi non sono assolutamente dei deserti, possono ospitare una altissima ricchezza specifica, ma poi abbiamo delle aree in ambiente profondo che sono ancora più ricche, che chiamiamo proprio hotspot di biodiversità. Sono diverse queste aree, sono i canyon sottomarini, sono le seamount, come vediamo nella, diciamo, nell'immagine in alto a destra indicata con B, le aree di cold water corals, quei reef corallini che vi ho fatto vedere in precedenza, o ad esempio le aree di hydrothermal vents, quindi le sorgenti idrotermali profonde. Ne vedremo qualcuna perché a questi sono associati la maggior parte dei beni e servizi ecosistemici di cui parleremo. Farò una carrellata abbastanza veloce perché appunto il topic è la seconda parte. Quindi hydrothermal vents sono situate in prossimità delle dorsali oceaniche, dove l'acqua bollente fuoriesce da questi camini neri che potete vedere sulla destra, associati quindi ad attività vulcanica. L'acqua che esce è ricca di sali minerali disciolti e supporta una vastissima popolazione di batteri chemioautotrofi, per i quali il solfuro di idrogeno, che è tossico per la maggior parte degli organismi, è invece una fonte di cibo, è il motore proprio della loro produzione primaria, e che innesca proprio il processo di chemiosintesi. Furono scoperte da questa scatoletta che è l'Alvin, che vedete in basso a sinistra, con una spedizione che venne fatta al largo delle Galapagos nel 77. I biologi del Woodsole Institute, che è uno dei istituti di ricerca più importanti per la biologia marina nel mondo, si trovarono di fronte, erano andati, avevano delle evidenze dei geologi che avevano trovato delle cose un po' strane, andarono a verificare e trovarono di fronte alla magnificenza di questi camini, ok? Che vedete, queste sono appunto queste fumarole, questi camini altissimi, anche 20-30 metri, che emettono questo fumo nero ricco non solo di acido solfidrico, ma anche di tantissimi altri elementi. E quelli che vedete in alto a destra, questi pennacchi rossi, sono dei vermi, essenzialmente dei vestimentiferi, il cui corpo è dentro quel tubo bianco che vedete, che al loro interno non hanno un vero e proprio apparato digerente, hanno una sorta di cavità che si chiama trofosoma, che ospita dei batteri chemiautotrofi e che danno luogo proprio a questa particolarissima simbiosi che permette la chemiosintesi. E associate alle hydrothermal vents, come potete vedere dalle immagini, abbiamo una ricchezza di specie incredibile e soprattutto ancora da scoprire. Pensate che sono uno dei luoghi dove più o meno si ha un tasso di scoperta di nuove specie di una alla settimana. Questa è la distribuzione, non a caso ovviamente, sulle dorsali oceaniche, lungo appunto i margini delle dorsali, come potete vedere. Un'altra diciamo aree molto caratteristiche, che sono molto simili perché sono anch'esse dei sistemi chemosintetici, ma non sono calde, sono fredde, sono appunto le cold seep. Le cold seep, che sono sempre delle fuoriuscite dal fondo di fumi, però questa volta freddi, fuoriescono generalmente con idrocarburi, in particolare metano. Anche qui abbiamo dei sistemi trofico-zolfo dipendenti con soprattutto bivalvi e vestimentiferi, ugualmente sempre all'interno dei tessuti. Vi ho fatto vedere i vermi vestimentiferi, ma vi sono anche notevoli quantità di bivalvi. Abbiamo Calyptogena magnifica tra le specie, diciamo, più iconiche, ma anche alcuni crostacei. Quelle che vedete sono alcune immagini, vi faccio vedere parti di un video molto bello, se parte, ok, che è stato girato proprio dall'Università di Bremen sulle cold seep. Lo passo un po' più velocemente per farvi vedere,
non va avanti, perdonatemi, volevo farvi vedere le immagini, ma come dicevo, sul mio computer vedevo la barra di scorrimento, mentre su questo non lo vedo. Comunque, sostanzialmente, non volevo far vedere tutta l'introduzione, questo video è stato girato proprio nel Mediterraneo, dove abbiamo delle cold ship nel bacino levantino in particolare, vi sono alcune mud vulcano, quindi vulcani di fango, dove troviamo queste strutture particolari, e in questo caso diciamo non vi è una grossa varietà, ma più avanti vediamo qualche pesce nel fondo, più avanti scorrendo il video, che adesso non vi posso far vedere tutto per ovviamente ragioni di tempo, si possono vedere ovviamente la quantità di vita associata. Qui abbiamo sempre dei policheti, come potete vedere, worms a grande profondità, e le bollicine che vedete sono proprio le emissioni di idrocarburi che sono in prossimità delle cold ship. Avete associati anche granchi. Scusate, non riesco proprio ad andare avanti, quindi questi sono tutta questa massa che vedete, sono tubi di policheti. Questi fili bianchi che vedete, in realtà non sono dei fili, sono proprio dei tubi calcarei all'interno del quale vi sono i policheti. Fuoriesce, vedete, fuoriesce il pennacchio, c'è ovviamente anche qualche pesce, vedete un riccio marino, ovviamente, ma guardate là, incredibile, in questo caso sì, abbondanza anche, quindi non è ricchezza specifica, ma incredibile abbondanza di biomassa che si localizza in questi ambienti. Altro ambiente particolarissimo, hotspot di biodiversità, sono quelle che vengono chiamate whale falls, le cadute di cetacei. Sono carcasse di balene, capodogli, quindi grandi mammiferi marini, che alla morte man mano cadono sul fondo e creano proprio delle oasi, magari su una piana abissale dove sì, non c'è tantissima ricchezza, non c'è soprattutto cibo, e rappresentano proprio tonnellate di materia organica fresca che arrivano da determinata area. Ovviamente all'inizio viene consumata la carne, quindi spesso nella prima fase troviamo anche squali, scavenger, quelli che vengono chiamati spazzini, missine, grossi granchi. Man mano che la carne viene consumata, rimangono le ossa, invece si ha una fase dominata da organismi opportunisti, e infine si ha una fase sulfofilica, dove abbiamo prevalentemente degli organismi molto simili a quelli che vivono nelle hydrothermal vents, nelle cold ship, quindi con metabolismi di tipo chemiosintetico, e abbiamo proprio della chemiosintesi in situ in queste aree. Anche qui vi faccio vedere un breve video girato proprio dall'Alvin durante uno dei suoi dive, come vedete, le sue immersioni tantissime ne ha fatte nel 1998, una carcassa di capodoglio nella prima fase, vedete infatti la fase di scavenger con squali di profondità e le missine che mangiano proprio la parte, questo è il panicolo adiposo ovviamente, tutta questa parte bianca, e si vede bene, insomma, come vi è una ricchezza incredibile di organismi che si concentrano proprio in quest'area per la presenza proprio di materia fresca. Ci vanno dopo un po' di tempo, come vedete era giugno 98, ottobre 99, quindi siamo già nella seconda fase, 18 mesi dopo, ed è la fase appunto opportunista, non abbiamo più carne, continuiamo ad avere qualche organismo che ancora si nutre dei pezzettini di carne, ma iniziamo ad avere organismi, anche iniziamo ad avere mat batterici, ad esempio, e organismi opportunisti. Abbiamo altri ecosistemi pazzeschi, wood falls, anche un grosso tronco di albero può rappresentare una grande fonte di materia organica sul fondo, e avviene più o meno quello che avviene con le whale falls, quindi anche qui una prima fase di colonizzazione da parte soprattutto di bivalvi che mangiano proprio il legno, e poi successivamente una fase più batterica dominata appunto da batteri solfofilici, quindi una fase chemosintetica. I canyon sottomarini sono un altro hotspot di biodiversità, sono delle incisioni proprio della piattaforma continentale fino alla scarpata, e possono arrivare diciamo fino alle piene abissali, quelli più profondi, sono considerati dei corridoi veloci proprio per il trasporto di materia organica, e normalmente al loro interno, grazie anche alle correnti di torbida che si formano
formano, quindi anche al trasporto veloce di materia organica, ma anche al fatto che si sono naturalmente protetti dalle attività antropiche, troviamo degli ecosistemi pazzeschi. I cold water corals di cui abbiamo parlato precedentemente, di cui parleremo adesso nella fase successiva, sono proprio generalmente abbondanti sui fianchi proprio dei canyon, perché sono i coralli necessitano di, diciamo, condizioni ottimali di corrente per appunto che gli porta le particole di cibo, e quindi sono tipicamente presenti in questi ambienti. Qui alcuni esempi della varietà proprio delle comunità bentoniche nel canyon di Nazaré, che è un canyon pazzesco, grandissimo, che si trova al largo, diciamo, del Portogallo, e arriva a grandi profondità. È uno dei canyon proprio che arriva alle pianure abissali a 3-4 mila metri di profondità, e qualche video, diciamo, di quella che è la vita che possiamo trovare all'interno di queste sono alcune immagini che ci fanno vedere un po' la vita marina all'interno di alcuni canyon, quindi alcune specie di pesci, vediamo lì una razza, anemoni, grossi coralli, come vediamo in basso a destra, dietro si vede un macruride, un rat tail, vengono chiamati coda di topo. E le Seamount anch'esse sono aree particolarissime, sono montagne sottomarine che si innalzano proprio dalle profondità e si elevano fino anche quasi alla superficie, o generalmente si possono mantenere a più grandi profondità, ma ne abbiamo qualcuna anche in Tirreno che arriva intorno ai 60 metri di profondità, e si può addirittura accedervi con immersioni subacquee molto impegnative, a largo, insomma, non proprio semplici, ma che sono accessibili anche con immersione. Distribuzione pazzesca, con tantissime montagne sottomarine sul nostro globo. Il Mediterraneo qui non ha un grosso focus, ma sono tantissime anche nel Mediterraneo. Solo nel Pacifico è stato stimato ce ne siano tra 30.000 e 100.000, ancora addirittura da esplorare e scoprire, ma anche mappare semplicemente. Vi faccio vedere anche qui una parte di un video in cui si vede proprio, scusate se parte, non mi parte, in cui si vedeva, ecco, pazzesca appunto vita marina, incredibile vita marina che possiamo trovare in questi ecosistemi. Questo appunto è il Davidson Seamount, un'esplorazione dell'Embari. L'Embari è un altro grosso istituto di ricerca della biologia marina che si trova in California, a Monterey Bay, appunto, infatti l'acronimo sta per Monterey Bay Aquarium Research Institute. Hanno grossi mezzi, molti soldi, perché sono una fondazione, la Packard Foundation di Hewlett Packard, quelli dei computer, eccetera, e quindi diciamo hanno i mezzi per poter effettuare delle bellissime spedizioni, e fanno anche molta divulgazione e disseminazione, quindi fanno sul loro sito, se lo andate a visitare, ci sono anche dei bellissimi video. I coralli profondi, come vi dicevo, sono queste barriere coralline incredibili, caratterizzate da un'altissima ricchezza specifica. La diciamo enorme ricchezza di questi ambienti è determinata proprio dalla tridimensionalità, quindi dalla complessità frattalica che gli organismi formano, e quindi formano proprio delle zone che possono fungere da rifugio, un po' proprio come le barriere coralline tropicali, rifugio, aree di nursery, aree di spawning per molti organismi. Nei nostri mari ve ne sono tantissimi di reef a cold water coral, sono dei più estesi, è quello che si trova al sud della Puglia, fuori, diciamo, al largo di Santa Maria di Leuca, che è proprio una provincia di cold water corals protetta proprio dalla pesca, una fishery restricted area, dove sono state osservate circa 800 specie solo di macrofauna associate. La distribuzione dei cold water corals è appunto l'insight, diciamo, della scritta vi dice proprio che la mappatura dei coralli profondi è una delle attuali priorità nella conservazione, cioè nella definizione di aree profonde da sottoporre a protezione, proprio per la loro incredibile ricchezza. Perché è importante quindi lo studio della vita e della biodiversità marina? In generale perché la biodiversità ha un valore di per sé, ma volendo declinarlo proprio su una visione antropocentrica, e quindi volendo dare un valore economico, la vita marina ha un valore
incredibile. Gli oceani producono circa il 60% del valore dei beni e dei servizi ecosistemici prodotti dal pianeta per l'uomo, 21.000 miliardi di dollari l'anno. Non esistono ancora stime per gli ambienti profondi, ma delle prime ricerche, i primi studi che sono stati effettuati cercando proprio di stimare quello che era il valore dei beni e servizi ecosistemici degli ambienti profondi, si aggirano su 43.000 miliardi di dollari per anno. Dov'è tutta questa ricchezza? Intanto i beni e i servizi ecosistemici sono stati classificati proprio nel Millennium Ecosystem Assessment del 2005 in quattro grandi gruppi. Questa è la declinazione, la che vedete nella slide, dei beni e servizi ecosistemici degli ambienti profondi data da Armstrong. Abbiamo i supporting services, i provisioning services, cultural services and regulating services, ognuno ovviamente con delle ricadute dirette sulle attività umane con un valore grandissimo. Tutti i beni e servizi ecosistemici, in generale i beni e servizi ecosistemici prodotti dagli ambienti profondi svolgono un ruolo importantissimo, sono grandissimi e svolgono anche un ruolo importante nei processi biogeochimici su scala globale. Hanno anche un ruolo importante quindi su quello che è il funzionamento della biosfera in generale e il benessere dell'uomo. Vediamo in dettaglio quali sono. Supporting services sono ovviamente quelle funzioni, come dice appunto il MEA, il Millennium Ecosystem Assessment, che sono necessarie per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici. Per quel che riguarda gli ambienti profondi, il fornire habitat. Vedete un'immagine, abbiamo un habitat caratterizzato da Isidella elongata funicolina, che sono appunto dei nidari sessili che bambù coral vengono chiamati e sipen, che forniscono appunto uno spazio, anche qui una zona tridimensionale che può ospitare diverse specie anche con un immenso valore commerciale, come vedete nell'immagine gamberi rossi ad esempio e scampi. Sono il ciclo dei nutrienti e anche un altro supporting services. I microrganismi marini sono la più grande componente appunto dei cicli di nutrienti a livello globale e l'ambiente profondo, come abbiamo visto, con la dominanza proprio della componente microbica, svolge quindi un ruolo importantissimo proprio nel riciclo dei nutrienti. Produzione primaria chemosintetica, abbiamo visto nel nostro excursus proprio le hydrothermal vents. La produzione primaria attuata proprio dagli organismi, dai microorganismi nelle hydrothermal vents o come nelle gold seep, quindi negli ecosistemi chemosintetici, dà diciamo input a una grosse comunità di invertebrati, come abbiamo visto prima, e quindi anche altamente produttive. I microrganismi che vivono nelle zone con scarso ossigeno o addirittura anossiche possono avere una funzione importantissima in quello che è il controllo proprio del flusso di metano negli oceani, contribuendo proprio anche al suo riciclo. I provisioning services sono sicuramente quelli che possiamo comprendere meglio, perché sono diciamo quello che noi sfruttiamo, quello che l'uomo sfrutta degli ambienti profondi. La pesca in primis. Nel bacino mediterraneo la pesca profonda non è ancora un'attività molto sviluppata, prevalentemente come target abbiamo i gamberi rossi, qua ne vedete un esempio, Aristeus antennatus, abbiamo un'altra specie, Aristeomorpha foliacea, gambero rosa, Parapedeus longilostris, che qui in Adriatico si pesca però a poca profondità, ma in altre zone del bacino viene pescato anche intorno ai 300-600 metri, gli scampi, ma in altre aree del globo la pesca profonda sta diventando un grosso problema. È una risorsa enorme, ma vedremo dopo come è anche un grosso problema. Qui vediamo Prostatus atlanticus, che è quello che viene chiamato orange ruffy, una specie target della pesca profonda oceanica. Prendiamo
abbiamo anche dagli ambienti profondi oil and gas, quindi idrocarburi, quindi presenza di piattaforme estrattive, ma più recentemente stiamo andando a fare a esplorare gli ambienti profondi per quello che viene chiamato deep sea mining. Il deep sea mining è una sorta di caccia all'oro far west dell'epoca proprio della conquista del west degli americani, associate le dorsali oceaniche alla fuoriuscita, come abbiamo detto, di minerali, vi sono anche la presenza di noduli di sostanze molto importanti, ad esempio noduli di manganese, noduli di ferro, presenza di zinco, ma anche di metalli preziosi. Quindi vi sono vaste aree che, per cui si stanno chiedendo delle concessioni, aree che sono chiamate ABNJ, Areas Beyond National Jurisdiction, quindi che non sono nelle acque territoriali, dove appunto ci sono delle concessioni estrattive per poter andare a esplorare ed estrarre da queste aree, con questi macchinari che vedete a destra, queste trivelle giganti, i materiali che vi sono. Stiamo anche procedendo con quella che è l'estrazione di risorse genetiche, quindi stiamo facendo anche delle ricerche che mirano a cercare in alcuni organismi particolari, soprattutto questi delle adiotermalvenze, che riescono a vivere ad altissime temperature, a metabolizzare composti tossici, vengono studiate ed utilizzate per fare patenti, brevetti proprio, che, di prodotti che possono servire ad esempio nelle creme per la pelle. Il caso di Albinella pompeiana, su questo organismo esistono alcune la sequenza genetica le sequenze dei suoi geni appaiono addirittura in 18 brevetti. Dal punto di vista dei servizi di regolazione, quindi regulating services, l'ambiente profondo partecipa a quello che è la regolazione dei gas e del clima. Come abbiamo visto in precedenza, abbiamo un grosso gruppo di organismi marini che è in grado di, il mare in generale cattura la CO2 e vi è appunto un effetto tampone molto importante che attua il mare e ha un ruolo importantissimo nel ciclo del carbonio. In più gli organismi microbici di cui abbiamo parlato finora hanno anche un importante ruolo in quello che è la regolazione proprio dei gas, mantenendo quindi anche le concentrazioni di gas tossici a livelli bassi. Possono anche assorbire gli ambienti profondi sostanze tossiche. Gli oceani hanno un'abilità unica, anche se appunto non infinita, di pulire quelli che sono poi alcuni materiali, alcuni pollutants. Spesso vanno a finire appunto nei sedimenti, ma fino ad un certo livello di disturbo, questo non vuol dire che dobbiamo farlo assolutamente, ovviamente, anche i processi di bioturbazione, quindi di movimentazione del sedimento, possono regolare i processi di decomposizione o anche sequestro di rifiuti organici. Gli organismi profondi possono contribuire inoltre al controllo anche di organismi tossici, di patogeni. Molti organismi patogeni, inclusi i batteri, stanno diffondendosi molto sul globo. Molti possono formare delle cisti di resistenza e rimanere immagazzinati nei sedimenti. Quindi gli organismi bentonici contribuiscono al controllo di questi patogeni, rimuovendoli attraverso la digestione o addirittura appunto diminuendone e controllando la biomassa attraverso la competizione per le risorse. Abbiamo parlato appunto di regolazione anche del clima, di nuovo cattura, sequestro di CO2 e storage e immagazzinamento. Addirittura anni fa, nel momenti in cui si è iniziato a parlare di aumento di CO2 in acqua, del problema dell'acidificazione, erano uscite fuori diversi tipi di ipotesi, quindi addirittura iniezione di CO2 all'interno del sottosuolo. Alcune di queste ipotesi sono state completamente scartate, qualcuna è ancora al vaglio e in generale gli oceani potrebbero in parte, questo non vuol dire che dobbiamo continuare a aumentare la nostra human footprint in termini appunto di CO2, ma potrebbero appunto contribuire fortemente alla mitigazione anche del clima tramite il sequestro della CO2. Infine,
cultural service, la bellezza di questi paesaggi, anche se non li conosciamo molto, stiamo iniziando ad esplorarli, ma fondamentalmente appunto il valore anche estetico di questo tipo di ecosistemi. Qui vi ho fatto una piccola carrellata di quelle che sono delle specie un po' strane che sono state osservate. È un ecosistema quindi particolarissimo, incredibile, dove abbiamo molte specie ancora da scoprire, come potete vedere in questa immagine, addirittura ecosistemi, strade di asfalto, questi sono altri ecosistemi pazzeschi scoperti di recente, queste altre immagini di ecosistemi nuovi, le cozze di profondità delle colzip di cui vi parlavo prima, che sono ancora da studiare. E in realtà appunto in molti, diciamo, molti articoli scientifici sul Deep Sea spesso iniziano così: conosciamo più della superficie di Marte o di Venere che della vita negli abissi dei nostri oceani, conosciamo poco ma rischiamo di distruggere quello che ancora non conosciamo. Perché? Perché non lo vediamo fondamentalmente, un po' come si dice, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, non sappiamo che c'è, non lo vediamo, non ci interessa più di tanto. Quindi fondamentalmente gli ambienti profondi sono soggetti a un grossissimo numero, come potete vedere qui da questo elenco di stressori, di tutto ciò che influenza negativamente, che impatta gli ambienti profondi, a volte per anni in modo inconsapevole. Ad esempio utilizzare gli ambienti profondi come discariche è stato fatto agli inizi dell'utilizzo del nucleare nel dopoguerra, negli anni 60-70, i bidoni di scorie nucleari venivano seppelliti, c'era un sito nell'Atlantico in profondità, circa, se non sbaglio, 3.000 metri di profondità, dove questi bidoni cementati venivano messi in questo sito, che è stato poi monitorato per molto tempo, ma veniva fatto in maniera, diciamo, naturale, fino al protocollo di Londra, che ha detto no, basta, non si può più buttare tutto così a mare. Uno degli impatti, diciamo, più grossi, che conosciamo probabilmente meglio, è quello della pesca. La pesca non tanto sia come prelievo massivo di organismi, come potete vedere in questa foto, ma anche come disturbo degli ecosistemi su cui lavora. Questo che vedete in basso è una rete a strascico che passa su un fondo profondo, e fondamentalmente quello che fanno le reti, soprattutto in grossa profondità, dove vengono generalmente pesate anche fortemente, non sempre le reti a strascico toccano il fondo, alcune rimangono leggermente sollevate, che a volte in ambienti profondi dove non si sapeva quello che c'era, soprattutto per esempio in Norvegia, si andava a pescare sulle zone a coralli, su quelle che abbiamo visto, su questi cold water corals, questi incredibili ecosistemi ricchissimi, dove appunto si passava con delle reti armate, le chiamavano, cioè pesate con dei piombi, per fare, diciamo, prima piazza pulita di tutto il corallo che dava fastidio e continuare a pescare. Quindi danno all'ecosistema, ma stiamo parlando anche di pesci che hanno generalmente delle vite molto lunghe. In basso a sinistra vedete quella che è uno schemino di alcune delle specie commerciali tipiche della pesca oceanica profonda, e vedete quella che è la age asexual maturity, cioè quando a che età si riproducono. Vedete che è molto avanti nel tempo, 20-30 anni. Sono specie che vivono tantissimo, con turnover molto bassi, con crescite molto lente e raggiungimento anche della maturità sessuale molto tardivo. Quindi stiamo impattando delle specie che, se andiamo a prelevare gli individui che non sono arrivati alla maturità sessuale, chiaramente capite che alcune di queste specie sono destinate alla scomparsa locale, fino addirittura all'estinzione. E un impatto anche determinato da presenza di contaminanti sugli ambienti profondi. Vi sono tantissimi studi, ve ne faccio vedere qualcuno rapidamente. Nel primo in alto vediamo ad esempio come il mercurio totale si accumuli maggiormente in alcune aree, in alcune specie. Ci troviamo qui nel Golfo della California e nella zona della Baja California, e in basso invece ci troviamo proprio in Mediterraneo, uno studio in cui si è osservato la contaminazione di diverse specie di pesci che vivono in una zona dove veniva scaricato da una fabbrica, la Gardan Alumina, un fango arancione, si chiamava proprio Red Mud, ricco di diversi composti, alluminio, vanadio, titanio, e si sono osservate concentrazioni elevatissime in tantissime specie e soprattutto in quelle profonde. Si è, diciamo, nel Mediterraneo, questo è un altro impatto abbastanza importante, la presenza di residui bellici. Mediterraneo
europeo che ovviamente ha visto molte guerre antiche, prima e seconda guerra mondiale, più recenti, la guerra dei Balcani ad esempio, tipicamente quello che succedeva anche al ritorno dai Balcani, quando gli aerei americani non, appunto, almeno questo diciamo erano, all'epoca i giornali, i telegiornali parlavano di queste cose, perché i pescatori trovavano spesso dei residui bellici, a volte scaricavano i residui in mare, ma abbiamo anche dei residui antichissimi proprio della seconda guerra mondiale che man mano possono rappresentare un rischio, man mano degradandosi e arrugginandosi per le comunità adiacenti. E il mining di cui abbiamo parlato prima, quindi estrazione di metalli, minerali preziosi in diverse aree, quella area grandissima che vedete al centro del Pacifico è quella che viene chiamata Clarion Clipperton Zone, è una zona di frattura proprio da cui fuoriescono grandissime quantità, appunto vi è una zona densissima di abbondanti minerali di diversi tipi, sono zone appunto cobalto, ferro, manganese, come vi dicevo, tra i principali, e vi sono già delle aree che sono state concesse a diverse imprese per l'estrazione. È stata però anche creata una zona di protezione proprio per sia fare degli studi su quello che potrebbe essere un impatto futuro, ma proprio per proteggere alcune delle aree all'interno di questa zona. L'impatto è molteplice nel caso del deep sea mining, sia durante la prospezione con emissione proprio di onde sonore che possono disturbare fortemente i cetacei, sul fondo proprio l'escavo e quindi la modificazione completamente del fondo marino, e anche la dispersione di questa plume che si genera per l'escavo in aree adiacenti. Quindi diciamo abbiamo un set di disturbo abbastanza articolato. Sicuramente di questo ne avrete sentito parlare in abbondanza, il marine litter, quindi i rifiuti marini. Abbiamo grandi, in questo caso un esempio di quelle che sono macro litter, quindi diciamo proprio rifiuti grandi, in particolare vediamo anche delle reti da pesca. Questo è un grosso problema per gli ambienti marini in generale, le ghost net, queste reti che vengono abbandonate perché si incagliano, continuano purtroppo anche la loro vita, cioè continuano a pescare organismi per molto tempo finché non si rompono completamente, ma vedete una serie abbastanza articolata, queste sono tutte immagini che vengono da ambienti profondi di rifiuti accumulati in aree diverse della, sia del Mediterraneo, in particolare la zona di sinistra sono immagini dal Mediterraneo. Quello che vi faccio vedere sono sempre dei video dell'Embari in cui si vede appunto la presenza di diversi tipi di rifiuti marini. Anche qui davanti a Monterey Bay vi è un canyon, i canyon purtroppo proprio per essere dei corridoi veloci di materia organica però trasportano anche rifiuti che poi si generalmente accumulano alla fine del canyon in quello che viene chiamato depocentro, e quindi anche qui i ricercatori, oltre a fare degli studi bellissimi sulla diversità degli ambienti profondi, testimoniano anche la presenza di quantità abbastanza ingenti di rifiuti di diverse tipologie. Non ultimo ovviamente collegato al problema del marine litter, quello delle microplastiche. Vi sarà immagino un seminario più approfondito da parte della professoressa Gorbi, che è molto più esperta di me in questo settore. Vi faccio vedere alcuni studi semplicemente di quello che è l'impatto antropico delle microplastiche in ambiente profondo, in organismi profondi, uno ad esempio sullo scampo e sul gambero rosso, in cui si è osservata presenza di numeri elevatissimi di particelle, quindi di microplastiche in entrambe le specie. In particolare sembra che le specie che vivono sul fondo accumulino molte più particelle, in questo caso lo scampo, mentre a destra abbiamo dei mictofidi, quindi dei pesci della colonna d'acqua mesopelagici, in cui anche qui i ricercatori scozzesi, in questo caso uno studio fatto nel North Sea, hanno osservato addirittura che nel 73% dei pesci c'erano frammenti di microplastiche nel loro stomaci. E alle microplastiche, come sicuramente poi vi spiegherà la professoressa Corpi, sono associati spesso dei contaminanti, e si osserva infatti un bioaccumulo di POP, di Persistent Organic Pollutants, nella fauna profonda. Lo studio che vedete a sinistra è stato realizzato nella fossa delle Marianne, quindi anche nel punto più profondo della Terra troviamo inquinamento prodotto dall'uomo. Nello studio di
destra invece osserviamo un altro, di nuovo lo scampo, e si è osservato come la quantità proprio di PCB fosse diciamo la maggiore quando avevamo dei frammenti di microplastiche più piccole, quindi i contaminanti aderiscono, diciamo, le microplastiche più piccole fanno maggiormente da vettore a, a quello che sono anche la diffusione di contaminanti. Il cambio climatico esiste anche negli ambienti profondi, quello che vedete qua a sinistra, scusate il cambio da un computer all'altro, questo sfasamento di caratteri con le figure eccetera, sta già impattando gli ambienti profondi, questo è evidenziato da un aumento di temperatura anche in ambienti profondi, diminuzione dell'ossigeno e anche abbassamento del pH, con ovviamente conseguenze anche sui cicli biogeochimici ma anche sul metabolismo degli organismi. Queste immagini che vedete è il delta, cioè come varierà, una previsione diciamo di scenario al 2100, come varierà la temperatura, l'ossigeno disciolto e il pH, ma anche il flusso di POC, quindi di carbonio organico particolato sul fondo marino al 2100. E vedete che in alcuni casi, nelle aree, ad esempio nell'Antartide, la variazione, il delta di temperatura sarà veramente incredibile, veramente preoccupante, intorno appunto a circa 3 gradi. L'impatto c'è a diversi livelli, qui vediamo uno studio che è stato fatto analizzando diversi comparti e diverse caratteristiche, quindi si sono osservati quelli che sono gli effetti, le previsioni ovviamente degli effetti del cambio climatico su ecosistemi bentonici profondi. Sicuramente una riduzione della taglia e un aumento del metabolismo sono strettamente correlati. L'aumento di temperatura ovviamente fa sì che il metabolismo aumenti e quindi le specie non possono più sostenere grandi taglie, quindi assisteremo a una riduzione della taglia. Vediamo qua un po' tutte quelle che sono le variabili che sono state osservate, ad esempio la concentrazione di ossigeno avrà un'influenza importantissima sul comparto macrofauna, megafauna, con una riduzione sicuramente di macrofauna e megafauna, abbondanza di macrofauna e megafauna. Il cambio climatico è diciamo preoccupante per l'ambiente profondo, perché l'ambiente profondo, abbiamo detto, può mitigare, era uno dei servizi ecosistemici di cui abbiamo parlato, il clima. Gli oceani assorbano circa il 25% della CO2, delle emissioni di CO2 dalle aree industriali, e il 93% del calore, e la maggior parte di questo assorbimento avviene proprio nelle acque profonde, sotto i 200 metri. Quindi l'alterazione della distribuzione degli organismi che vivono proprio negli ambienti profondi può avere un effetto importantissimo, ovviamente, su tutta la comunità. Quello che dicevamo prima, cambiamenti nella taglia degli organismi, organismi in generale che includono anche la megafauna, quindi anche specie che hanno un valore commerciale. Abbiamo detto riduzione della taglia legata appunto all'aumento del metabolismo, ma anche in alcuni casi abbiamo uno shift patimetrico, cioè gli stock, che è la porzione prelevabile dalla pesca di una specie, tenderanno a spostarsi più in profondità, cercando diciamo delle acque più fredde, oppure sfuggendo dalla zona di OMZ, di riduzione dell'ossigeno. Quindi diciamo una serie di impatti che già si stanno osservando, si stanno studiando, e di cui insomma c'è assolutamente da preoccuparsi. Vi faccio vedere ad esempio quello che è lo scenario di cambiamento della suitability dell'habitat, quindi di quanto un habitat può essere ottimale per alcune specie. Abbiamo una selezione dall'articolo di Morato proprio sulla rivista Global Change Biology recentissimo, di adesso 2020, in cui si è osservato, si è fatta una predizione tra adesso e lo scenario al 2100, appunto con l'aumento di temperatura, di come varia proprio la distribuzione, l'ampiezza dell'habitat favorevole per queste specie. Abbiamo ad esempio lo scorfano di profondità, l'Igolenus dactylopterus, quelli che vengono chiamati redfish,
pesci, sebastes, che hanno una importanza commerciale enorme nelle aree oceaniche, quello che conoscerete meglio, Gadus mora, il baccalao, una serie di halibut, che sono quelle specie di sogliolone che si vedono in basso a destra, ma anche Coryphenodes rupestris, che è una macruride con una grossa importanza commerciale nella pesca profonda oceanica. Tutti questi, come vedete nell'immagine, diciamo nei grafici di destra, vedranno restringere fortemente i loro habitat. Anche l'acidificazione può influire sicuramente sulle specie profonde, in particolare su quelle a struttura carbonatica, come abbiamo visto prima, cold water corals. Ovviamente queste aree, abbiamo detto, sono anche zone di nursery, sono zone di rifugio, quindi questo avrà una influenza anche per le specie che lì si rifugiano. La diminuzione dei livelli di ossigeno, l'aumento di temperatura, avrà anche un impatto sul tasso di sopravvivenza degli embrioni di specie che sono ovipare, come ad esempio alcune specie di squali di profondità. Quello che vediamo a sinistra è Gallus melastomus, uno squaletto di profondità presente anche nel Mediterraneo, e quella di destra proprio la sua capsula ovigera attaccata proprio a un rametto di zitella elongata, il bambù coral. Quindi potremmo avere effetti anche di questo tipo. Che cosa possiamo fare? Perché non è bello finire un seminario con le notizie cattive. Possiamo proteggerlo, l'ambiente, a parte cambiare ovviamente il nostro stile di vita, ridurre le nostre human footprint in generale. Questo già potrebbe dare un grosso aiuto, come abbiamo visto purtroppo che è avvenuto durante questa pandemia, ma mettere a punto anche dei sistemi per osservare l'ambiente profondo, quindi investire sicuramente nell'ambiente profondo. Nell'articolo di sinistra, un articolo che abbiamo fatto con un gruppo di autori internazionali, con il collega professor Danovaro, pubblicato su Science, invocavamo proprio la messa a punto, davamo delle indicazioni su una strategia basata proprio su un approccio ecosistemico per gli ambienti profondi, quindi una sorta di approccio trasversale che valesse per tutti gli ambienti profondi, non solo per il Mediterraneo, non solo per le acque italiane, ma internazionale, transnazionale, per il monitoraggio degli ambienti profondi. E nel secondo articolo, di cui vedete alcune immagini a destra, pubblicato questo recentemente su Nature Ecology and Evolution, abbiamo anche individuato che cosa è essenziale andare a monitorare. Non possiamo monitorare tutto, la componente microbica, abbiamo detto, è importantissima per il funzionamento ecosistemico, ma più difficile da monitorare se pensiamo a piani di monitoraggio su ampia scala. Quindi abbiamo definito quelle le variabili ecologiche essenziali per un monitoraggio dell'ambiente marino profondo, che potrebbe darci proprio delle indicazioni, anche degli early warning, no? Sui cambiamenti, e su poi adottare delle strategie di mitigazione per poter affrontare il cambiamento o prevenire diciamo la conseguenza disastrosa, appunto, di un impatto. Sono stata un po' più lunga di quello che mi avevano chiesto, me ne scuso, ma spero, insomma, vi ringrazio per l'attenzione se siete ancora vivi, e sono benvenute le domande.